Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. La tecnica moderna riesce così bene a riprodurre le cose naturali da farle sembrare vere. Piante e fiori, ad esempio, che non appassiscono mai, le foglie restano sempre verdi. Sì, ma non ne spunteranno mai di nuove e quei fiori non diventeranno mai frutti. Non è che il cristianesimo in Occidente è in crisi perché è fatto di cristiani artificiali invece che autentici? La differenza è tutta in questa alternativa. Gesù Cristo per me è persona viva con la quale sono in relazione o è personaggio da museo? La vera insidia, il pericolo più micidiale per la fede al giorno d'oggi sta nel rifiutare a Cristo un posto di rilievo nel vivo dell'esistenza. Non è il vivente. È ridotto a personaggio. L'esperienza cristiana a questo punto si riduce a un ingombrante bagaglio di insegnamenti, regole, comandamenti e via dicendo. Se l'esperienza cristiana si riduce a questo, la fede non raggiungerà mai il fondo del nostro essere, rimarrà solo sulla facciata. E l'esperienza non potrà mai essere feconda, gioiosa, creativa, né tantomeno affascinante. Il presupposto perché questo non accada è chiarito molto bene dal Vangelo di questa domenica. Io sono la vite e voi i tralci. È Gesù ad affermarlo. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca. Che cosa vorrà dire rimanere in lui? La fede è relazione, lo si sa. E se è relazione non può ridursi a qualche momento passeggero. È un radicamento stabile, intimo, fedele soprattutto. Non per nulla la Bibbia paragona la fede a un legame tra sposi e non per nulla l'anello che gli sposi portano al dito si chiama fede. A lato pratico questo rimanere in lui ha a che vedere con un ascolto assiduo del Vangelo, con un confronto personale tra il Vangelo e le nostre scelte, i nostri abituali comportamenti. Nelle nostre comunità questo è tempo di prime comunioni. È obbligo domandarsi, ma la nostra vita scorre davvero in comunione con Cristo? Le nostre comunioni ci aiutano a radicarci sempre più saldamente in Lui? Nella vita ci sono anche stagioni di fatica, salite sulle quali arrancare, tragitti di sofferenza e ci si chiede perché? Padre mio è il vignaiolo, afferma Gesù in questa domenica. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie e quello che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Rimanere ben innestati in Gesù, consentendo alla sua linfa di passare nei tralci che siamo noi, è il segreto per far fronte positivamente, anche se con fatica, a certe potature. Allora i frutti possono maturare e abbondanti anche nelle stagioni di macra. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.